Nella vostra proposta di reddito di cittadinanza, com'è che si inserisce la logica della sovranità monetaria? Nel senso, è prevista il ritorno a una sovranità monetaria nazionale oppure si rimarrebbe a una centralità della Banca Europea? Ok, telegrafico per questioni culinarie. Allora, lei parla della proposta del Movimento 5 Stelle come è stata conosciuta fino ad oggi o quella che abbiamo esposto noi stasera? Perché lo spiego, è una nostra proposta che portiamo all'attenzione e ci sono delle differenze che se vuole... A me sembravano sfumature, ma però va bene, quella di questa sera allora. Ok, c'è una differenza importante che non è una sfumatura ed è che la nostra prevede un posto di lavoro, mentre l'altro è un'erogazione che attende che dal settore privato ci sia un posto di lavoro. Quella di cui abbiamo parlato stasera è una creazione diretta di lavoro da parte del governo, mentre invece la proposta di reddito cittadinanza di cui si è parlato fino adesso nell'ambito del Movimento 5 Stelle è una proposta di reddito che sta da una parte, e per avere questo reddito ci sono nell'idea delle proposte di lavoro che provengono dal settore privato. Nella nostra proposta si tratta di una proposta di impiego pubblico che viene direttamente creato dal governo in settori decisi pubblicamente. Quindi questa è la prima. La seconda chiaramente è che in virtù di questo chiaramente ci sono delle differenze rispetto al fatto che mentre in una proposta in cui il reddito è separato dal lavoro esiste la possibilità che, mancando una produzione sottostante, questo stimolo che viene dato sussidi possa generare inflazione e che ci siano tutte altre questioni sociali di cui magari possiamo parlare più tardi, questa proposta prevede che esista un'offerta sottostante, quindi che ci sia un aumento della domanda dovuta ai sussidi, che ci sia un aumento dell'offerta dovuto a una produzione. Per ragioni di brevità vado alla seconda. Noi vi abbiamo portato un'estensione stasera di quello che già avete affrontato con Daniele. Di conseguenza è chiaro che sapete benissimo a questo punto che una proposta del genere, cioè quella di pagare un salario fisso a una quantità variabile di lavoratori, deve necessariamente avere come controparte il fatto che ci sia uno Stato che sia in grado di poter emettere la propria valuta. Altrimenti l'unica possibilità per finanziarla sarebbe quella di tagliare salari sottostanti. Noi abbiamo parlato stasera dell'importanza del deficit pubblico ed è chiaro quindi che per sostenere un deficit pubblico è necessario che ci sia uno Stato che sia in grado di emettere la propria valuta. Quindi sicuramente se restiamo nell'ambito del 3% o meglio dello 0% come quello del fiscal compact non riusciamo a metterla in piedi. Prima di tutto un uomo che ha fatto 37 anni di fabbrica è stato sindacalista e questa sera è qui a ascoltare di economia e informarsi, o mi onora e o moralitario, questo tendo a precisarlo. Detto questo, sì, è proprio come stava esponendo lei, c'è una... si stanno generando delle contrapposizioni fra classi sociali, contrapposizioni generazionali, come vedevamo prima, genitori, figli, nonni, nipoti, chi fa 37 anni di lavoro e va in pensione e chi ne dovrà fare 44, stiamo generando delle contrapposizioni e da questa cosa non se ne esce, nel senso che ci sarà sempre chi prende più di me, ci sarà sempre chi prende meno di me, ci sarà sempre chi ha una casa più piccola della mia, chi ce l'ha più grande della mia, da qui non se ne esce e è un gioco a ribasso. È sempre un gioco al ribasso e quindi da 1.100 euro sì, ma puoi vivere anche con 1.080 euro, con 1.075 e ti aumentano un'accisa, una bolletta e ti diminuisce il tuo reddito e diminuisce il tuo risparmio. È come se avessimo casa con un bellissimo giardino intorno di un ettaro, con un recinto e ogni anno lo rimpiccoliscono di qualche centimetro. Poi nascono i figli e i figli dicono
ok, io sono nato con questo giardino più piccolo, quindi per me era, è normale che ho un giardino più piccolo. I genitori non se ne erano accorto che si era ristretto, i figli nascono già con un giardino più stretto, fin tanto che quasi arriva che non c'è più il giardino, c'è solo la casa. È quello che succede. Chomsky, che vedevamo prima, sulle 10 strategie della manipolazione, riporta la graduabilità di fare piccoli passi verso la direzione. Fanno piccoli passi, giorno dopo giorno, che diminuiscono la nostra libertà, il nostro campo di azione e i nostri redditi. Ne usciamo solo se diventiamo attori consapevoli della società, coscienti, e che queste cose qui oggi eravamo 100, basta che domani siete capaci di dirlo ad altre 100 persone per uno e già a 30 qualcosa si muove. Noi da zero abbiamo fatto come MM20 a livello nazionale 400 incontri, quindi c'è ampissimo spazio di crescita e quindi questa è la soluzione. Penso che ho risposto un po' a tutte e due le esternazioni che hanno fatto i signori. Sì? Posso chiedere un'ultima? Cioè, secondo voi si deve sentire più in colpa, no? Beh, io sinceramente nei confronti dei miei figli e dei miei nipoti non è che mi sento molto in colpa, perché penso che una persona che dovrà lavorare 43 anni e penso che con un contributivo che la pensione se la paga, non penso di aver pesato sulle spalle io penso che la colpa sia più di uno Stato che pur indebitandosi per investire, che poi non ha mai investito a... Perché con tutta, cioè, poche parole, io non mi sento in colpa, secondo me dovrebbe sentirsi in colpa uno Stato che attraverso la corruzione, perché in Italia c'è un alto tasso di corruzione, di concussione e tutto, penso che quelli siano i veri responsabili, che si dovrebbe sentire in colpa, ma non una persona che attualmente, vabbè, nel mio caso... prima il signore ha detto ha lavorato 37 anni, beato lui, vabbè, mamone, che dobbiamo fargli una colpa? La colpa forse è di chi ha concesso, chi poteva andare in pensione prima, no? Se guardiamo quelli sono andati in pensione a 15 anni, a 20 anni che facciamo? Ci corriamo dietro? No, io penso che la colpa primaria sia di uno Stato che ha concesso certe cose e che, insomma, e che poi attraverso tutta una struttura politica, insomma, in maniera sola, insomma. E non riesci a girare, non so, cioè, mi devo sentire in colpa io, non lo so. Noi siamo venuti qui esattamente per riaffermare che lei non ha nessuna colpa e la colpa è di chi fa politiche sbagliate e l'idea è che le politiche sbagliate sono quelle che tentano di far capire alle persone che il loro contributo vincolerà il contributo futuro, cioè le tasse che pago oggi sono il limite massimo che i miei figli potranno avere domani. Noi siamo veramente, se c'è un messaggio che vorremmo che rimanesse è che se questa classe politica non spende adesso molto e bene, non ci sarà nessun risparmio che potrà nascere in futuro, non che se spendiamo meno riusciremo ad avere più risparmi. Se ci fosse una frase con cui riassumerei questi tre incontri, potrebbe essere questa. E perciò bisogna cambiarla.